Allora, tu cosa prendi da bere? Una coca ghiacciata con tanto limone. Mi sa anche io. Salve. Per me una Coca-Cola. Anche per te, vero? Certo, va benissimo. L'hai fatto subito. Grazie. Grazie. Allora, mentre arrivano le coche, vado un attimo a fare una chiamata. Ti aspetto qui. Già, come stai? Che fate? Che vuoi che facciamo? Sempre le solite cose. Sto in giro al centro commerciale. Senti, ti devo confessare una cosa. Credo che Mattia stia pensando ad un'altra ragazza. Oddio, ma perché lo pensi? Ciao Matti, come stai? Ciao fratellone, tutto bene. Sono in giro con Giorgia. Tu che mi dici? Perché quando parli al telefono va sempre lontano da me. Ora che ci penso, anche Mattia fa le stesse cose. Ma non è che sti due ci stanno nascondendo qualcosa? No, niente di che. È che devo fare il regalo di compleanno per Giulietta e non ho la più pallida idea di che regalarle. Non è che potresti darmi qualche consiglio? Ti capisco. Fare un regalo alle donne è davvero un casino. Non si accontentano mai. Se lo trovo con un'altra ragazza, lo uccido. No, li ammazziamo tutti e due. Già, è vero. Scusami, devo ritornare da Giulietta. Ci risentiamo domani. Allora, a domani, ciao. Ciao. Allora, che facciamo con sti due? Come li cogliamo sul fatto? Ho pensato di fargli un tranello. Così capiamo se sono due traditori seriali. Un tranello? Che significa? Dobbiamo provarci l'una con il ragazzo dell'altra. Vediamo se ci cascano. Basta poco e lo capiamo subito. Ma che sei matta? Io dovrei provarci con il tuo Mattias? Beh, se questo serve a vedere se non ci tradiscono... Quindi che dici? Ci stai? Per me va bene, dai, iniziamo il gioco. Giuro che se casca le tue provocazioni lo uccido. No, lo uccidiamo tutti e due. Senti, ma come va con quella scena di Mattias? Va bene, tranquilla. Mattias non casca nessun tipo di provocazione. Anche Mattia devo dire che non faccio alcun effetto. È molto innamorato di te, per ora stai tranquilla. Matti, cosa mi volevi dire? Sbrigati, prima che arrivi il cameriere. Ascolta, il tuo atteggiamento per tutto questo tempo mi ha fatto capire che forse mi piaci. Sai, anche tu inizi a piacermi. Ciao. Ciao. Come va? Bene, grazie. Ma sei sicuro che noi due non possiamo stare insieme? Basta, Viola. Me lo dici ogni giorno. Io e te non staremo mai insieme.
E poi io sono fidanzato. Ah, sei fidanzato? Bene, bene. No, perché guarda questi video. Pure quest'altro. Matti, cosa mi volevi dire? Sbrigati, prima chiedi il cameriere. Ascolta, il tuo atteggiamento per tutto questo tempo mi ha fatto capire che forse mi piaci. Sei ancora sicuro di essere super fidanzato? Intanto adesso me la pagano. Amore, solo io ti amo veramente. Ehi Matti, fatti trovare subito sotto l'MTDA. Ti devo parlare. Ah, e porta anche Giulietta e Giorgia. Sì, ma che succede? Te lo dico quando arrivi. Eccola qui, la coppia perfetta di amici infami. Di cosa stai parlando adesso, Mattias? Ma di che cosa stai parlando? Mattias, mi metti ansia. Viola ha detto che voi due avete giocato con i nostri sentimenti per vedere se eravamo fedeli. Giorgio, è uno scherzo, vero? Ma sì, un giochetto tanto per... Però poi abbiamo capito che voi siete veramente innamorati di noi. Ma cosa stai dicendo? Ho scoperto che Giulietta e Mattia si sono innamorati veramente. Alla faccia mia e tua, cara Giorgetta. Non ci credo. Tu sei la peggiore amica di sempre. Secondo me tu dovresti andartene. E tu mi fai pena. E pensare che mi stavo preoccupando per farti un bel regalo di compleanno. Ma vedo che il regalo me l'hai fatto già tu. Grazie. Ciao. Come va? Mi dispiace per Giulietta. Io non volevo, ma mi faceva arrabbiare vedere qualcuno essere preso in giro con i propri sentimenti. Perché io so cosa vuol dire soffrire per amore. No, tranquilla, Viola, non è colpa tua. Ehi, ti andrebbe di fare un gioco? Sì, colpa nostra. Invece voi che ci stuzzicate? Vi stuzzichiamo forse perché non sappiamo se voi siete fedeli a noi oppure no. Sì, infatti. Peccato che voi ci avete stuzzicato solo perché noi volevamo prepararvi una sorpresa. Ma sai che cosa me ne frega a me della nostra sorpresa? Senti, vattene. Non ti voglio più vedere. Io, grazie, mi fai un piacere, anche perché io non ti voglio più parlare. Sto meglio così, grazie mille. Gio. Mi manca tanto Mattias, ma non so come dirglielo, perché adesso sta con Viola. Anche a me manca Mattia. Secondo te come facciamo a riconquistarli? Guarda, secondo me li abbiamo persi per sempre. Ma vi rendete conto cosa avete fatto? Avete giocato coi sentimenti dei vostri ragazzi. Non si fa. Sapete quanto si soffre ad amare una persona e non poterla avere? Tanto, ve lo posso garantire. Ieri sera ho fatto due chiacchiere con i vostri ragazzi e forse, se avrete il coraggio di chiedere scusa, vi perdoneranno. Scusateci per quello che vi abbiamo fatto. Scusatemi, Mattias, e Giorgia per quello che ho fatto. Scusami, Mattia, mi manchi. Andiamo? Sì. Ehi Viola, abbiamo trovato un nuovo ragazzo per te. Farà con noi il corso di musica. Sì, però se hai problemi con quella là, io sono sempre disponibile.